Ciao a tutti, sono Momoko88 in compagnia di Silvia. Ciao! E siamo al Toy Center, non riesco a inquadrarlo, scusate. E per un toy hunting natalizio. Allora, dovete capire che adesso ai bambini viene dato lo smartphone e il tab, il mio phone, sponsorizzato ovviamente da FoeJ. Guardatelo com'è simpatico lui, yeah! Vabbè. Un'altra cosa sono i Tamagotchi a $19,99. Sono microscopici. Il mio, quando ero piccola, io ero più grande, era tipo così. Non potevano mancare la LOL Surprise nella serie 2 e le Little Sister. E con la LOL Surprise Big Surprise che vi ho recensito. Poi ci sono una marea di Glimmies. Glimmies everywhere. Ah, poi ci sono queste nuovissime scimmiette che si chiamano fingerlings, che a me fanno un po' inquietudine, a te no Silvia? Che altro perché hanno la palpebra calante, hanno questo sguardo molto penetrante, molto... Incredibilmente c'è una nuova cosa dei Nam Nams, che sono purtroppo morti da parecchio tempo, però qualcosa la Giochi Preziosi ha riportato. E infatti questo set è della serie 2. Purtroppo è l'unica cosa della serie 2 che è arrivata in Italia, a parte le blind bag in edicola. Guardate la lolly enorme. Ecco, fai la valletta, tipo accarezza il divano. Vi volevi presentare la sorella non riconosciuta di Barbie, che è alta ben 100 cm, è una gigantessa. Tu avevi una Barbie così alta quando eri piccola? Guarda, l'hai mai voluta? No, non l'ho mai voluta. E poi se ce l'avevo, penso che l'avrei nascosta nei meandri di casa mia, perché una cosa così in casa non si può avere. Più che altro a me verrebbe un infarto a vedermela durante la notte, tipo ti svegli e fai... Oddio, vabbè, insomma, bellissima, compratela assolutamente. Un altro nuovo arrivo sono i Pet Parade, i pony, che non li commento neanche perché si commentano da soli. Ora, l'inquadratura non fa vedere tutto il ben di Dio che c'è nei miei little pony. Ci sono tutte le cose nuove. Allora, prima di tutto c'è il Seashell Lagoon con Pinkie Pie, che ha ben 14 accessori. Costa $39,99. Poi c'è il set enorme, le Canterlot and Sea Equestria Castle, che arriva con Queen Nova e Spike the Pufferfish e costa la bellezza di $99,99. Questi set sono molto belli, ma sono sempre un po' carucci. Poi c'è il meraviglioso set Movie Theater delle Equestria Girls Minis. Qui al Toy Center costa la bellezza di $59,99, che ve lo sconsiglio vivamente perché su Amazon costa solamente €30. Quindi su Amazon, andate su Amazon a comprarlo perché merita il set. E io passerò tutto il tempo a fare così, a far saltare popcorn. Poi c'è il nuovissimo Big Macintosh versione punk. Versione punk. Hanno riciclato la conciatura di Shining Armor. Ma tanto non sanno fare altre acconciature per infatti, i maschi, questo è il problema. E poi non capisco onestamente il senso di questi disegni che ha sul corpo. Io li ho comprati sinceramente. Vabbè. Ma è perché è l'unico modo di avere Big Macintosh, sì. Capito? Ma almeno fate dei cutie mark, gente. No, c'è dietro, guarda, dietro, guarda. Scusami, il bagno? Per caso? Ah no, non lavori qua, scusami. Niente, mi hanno appena preso per una commessa, solamente perché sto facendo un video, yeah. Io ho preso Big Macintosh e Starlight Glimmer perché appunto mi mancavano. Di questa serie dovrebbe esserci anche Songbird Serenade, ma qui non la vedo, io la voglio tantissimo. Piango, la voglio tanto. Di questa serie c'è anche Vinyl, Scratch, Rainbow Dash, Pinkie Pie, mi pare che ci sia anche Fluttershy dietro. E questa serie appunto si chiama All About e appunto ci sono alcune scene, o è una scena insomma, dello show riguardante il personaggio in questione.
qui abbiamo il Land and Sea Fashion Styles, che sono i pansirena con il vestito, che non mi fanno impazzire sinceramente, e che comunque erano usciti molto molto prima dell'uscita del film. E c'è Pinkie Pie, Rainbow Dash ed è morta Pinkie Pie, Fluttershy. Questi sono quelli che vedo ora, non sto a smontare tutto lo scaffale. Un nuovo arrivo assoluto sono i Sea Pony di tutte le Main Six. Infatti abbiamo Fluttershy, che io avevo comprato su Amazon.com quando non era ancora uscita in Italia, Rainbow Dash, Twilight Sparkle, Rarity e dovrebbe esserci da qualche parte anche Pinkie Pie. Eccola! Intanto si sono suicidati altri siponi. Pinky! Molto carino. Però ovviamente io ho preso Fluttershy perché sì. Qua al Toy Centers costano 14,99. Poi altri nuovissimi arrivi sono il Sea Song di Pinkie Pie. Ci dovrebbe essere anche Princess Sky Star, ma qua non ce l'hanno. Ora che ho visto il film ho capito perché hanno fatto questo giocattolo. Spoiler, 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 chi non ha visto il film passi il minuto avanti. Per ricreare la scena dove Pinkie Pie canta con Princess Sky Star. Costa 27,99. Qui invece abbiamo dei set dove i pony sono tutti di plastica, quindi criniera e coda compresi. E l'Undersea Cafe di Pinkie Pie è molto molto grazioso. Un'altra novità assoluta sono i Glitter and Style Sea Pony, che sono una sorta di fashion style però versione appunto Sea Pony. C'è Fluttershy, Princess Sky Star, che questa l'ho comprata, e Princess Twilight Sparkle. Sono molto molto belli, fatti bene. Un'altra novità assoluta che pensavo che non sarebbe neanche arrivata in Italia è Princess Twilight Sparkle e Spike the Dragon, duetto dell'amicizia. Allora, Spike è un po' spastico, diciamo che gli hanno fatto questa faccia un po' derp. Diciamo che Twilight Sparkle è la star di questo set. Proviamo ad ascoltare questa fantastica... Siamo bravi! Cosa hai detto? Siamo bravi? Ciao! Sono Twilight Sparkle, la principessa dell'amicizia! Ciao Twilight! Spike, canta con me! Ci siamo! Ci sei? Ci devo sapere. Siamo bravi. Sì, sei bravissima. Un applauso, Silvia, un applauso. Ecco, Twilight Sparkle è fatta molto bene, però sinceramente quando inizia a cantare a me sinceramente fa cadere le braccia. Probabilmente in inglese suona leggermente meglio. In italiano come al solito vengono delle cose veramente obbrobiose. Aspettate, forse riusciamo a far cantare Spike. Proviamo. Spike, canta con me. Oddio! Ci sei? Ci riusciremo insieme? Spike canta solo in quel momento lì e poi sembra che abbia una voce da femmina. Sembra come se avessero rimesso due volte la voce di Twilight Sparkle, quindi boh, nel senso è carino come l'hanno pensato, però con la lingua italiana viene sempre rovinato tutto. Comunque costa la bellezza di 39,99€. L'altra bellissima novità è delle Questia Girls Minis, che è il Rolling Sushi Truck di Sunset Shimmer, che ovviamente io ho acquistato mesi fa, appena è apparso su Amazon.it, stranamente. L'ho arraffato perché, come sapete, io adoro Sunset Shimmer e adoro anche sushi, quindi questa è l'accoppiata vincente, è l'accoppiata super. E poi ci sono queste immagini cibi che sono la meraviglia. Adoro, 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 adoro questo set. Oh, mi sa che le novità dei My Little Pony sono finite. Per quanto riguarda bambole nuove invece della Disney, abbiamo la nuovissima Elsa dal corto Olaf's Frozen Adventure, che canta. Che molto probabilmente è una canzone che canta nel corto, scusate ma io non sono riuscita ancora a vederlo. Purtroppo, se notate, Elsa le hanno fatto un viso, cioè le hanno fatto una plastica facciale probabilmente, e ha un viso totalmente diverso. Io la trovo un po' strana, ecco, forse la cosa apprezzabile è che
la testa di Elsa prima era molto più grande, invece qua è più proporzionata al corpo. Un altro nuovissimo arrivo però degli Shopkins sono questi set Happy Places, con per la prima volta in Italia le bamboline del mondo degli Shopkins. E ci sono anche questi set, ecco, questi sono veramente adorabili. E fanno il loro grandissimo ritorno, le Shibazuku Girls! Uee. Credevo che sarebbero morte dopo la prima serie, invece hanno portato la nuova serie, incredibile ma vero, e c'è anche lo scooter, wow! Quella che mi piace di più di questa nuova serie è, come si chiama? Suki. E costano $29.99. Altri nuovi arrivi, che però non mi soffermerò tanto a farvi vedere, sono le bambole di Elena Avalor, che anche di questo non so ben niente perché io non ho tempo di guardare i cartoni, beati voi che ce l'avete. Altri nuovissimi arrivi su cui faccio un breve commento sono i giocattoli delle Shimmer and Shine. Da quanto ho capito sono delle sorte di genietti della lampada. E poi le mie adorate Enchantimals. Sono nuovissimi arrivi e questi nuovi set. Questo lo voglio tantissimo perché mi piace molto la ragazza cerbiato, la chiamerò così. Questo è il set Garden Magic. Questo è quello che vi ho recensito. E qui ci sono tutte quelle singole. Anche quello è un set abbastanza recente, non è nuovissimo però. Let's Flamingo. E c'è anche l'enorme mega set delle Enchantimals, la Playhouse Panda Set, che contiene la esclusiva appunto Enchantimal Panda, che è l'unica che ha le scarpe colorate, incredibile. È molto carino, mi piace molto, però non comprerei tutto il set solo per averla, ecco. Anche perché costa la bellezza di €59.99. Un altro nuovissimo arrivo sono queste nuovissime bambole della Regal Academy, che è la prima volta che le vedo. Questa è la linea Glitter Girls e poi le Diamond Princess. Non poteva mancare come ogni Natale Barbie Magia delle Feste. No, questa si chiama solo Holiday. Ah, ok. Vabbè, sono rimasta agli anni 90 del 2017. Ogni Natale che passa Barbie è sempre più scollata e io penso che il giorno dopo avrà 40 di febbre. Bene, direi che vi abbiamo fatto vedere tutte più o meno le novità di questo Natale, in modo che potete scrivere la vostra letterina a Babbo Natale e chiedere uno di questi giocattoli. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non siete ancora iscritti, se vi va iscrivetevi. E non dimenticatevi di schiacciare la campanellina per non perdervi le notifiche dei prossimi video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate dei prodotti che vi ho mostrato oggi in questo Toy Hunting, se c'è qualcosa che avete già comprato, qual è il vostro giocattolo preferito, cosa chiederete a Babbo Natale. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Non saprei che altro dirvi se non stay kawaii.